Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Un saluto da Gigi ed oggi siamo qui, ritornati con un nuovo episodio su Clash Royale nella serie dei record insieme a Focust. Ed oggi, come vi ho promesso nel video di ieri, andremo a fare il record della fuorilegge. Perché appunto ieri è uscito il video in cui sono riuscito a sbloccarla nella sua sfida. Quindi tanta roba, se ve lo siete perso ovviamente andatevelo a vedere, vi lascio il link in descrizione oppure lì in alto a destra nelle schede, grandissimo Focus. E ragazzi, oggi video molto speciale, oltre perché comunque riusciamo a fare il record di una carta che ancora deve uscire effettivamente sul gioco, è un giorno speciale perché... Ma lo dico io. Esatto. Perché, sennò perché... è brutto se lo dici no. Esatto. Indovinate chi è il compleanno? Il mio. No, non è vero. No, non è vero. È il mio compleanno ragazzi, compio 19 anni, incredibilmente, anche io sono arrivato a 19 anni e quindi non lo so, io vi chiedo un regalo di compleanno, un mi piace. Uno solo. Un mi piace, uno solo. Cercate di metterne 2-3, perché comunque quella leggenda è ancora in sospeso. Vai. Provate a mettere 2-3 mi piace col vostro account a questo video. Comunque, a parte gli scherzi ragazzi, mettete il più mi piace possibile per il semplice fatto che è il record della fuorilegge, quindi tantissima roba. E soprattutto scrivetemi sotto nei commenti, fatemi l'augurio più particolare che vi viene in mente. Quindi fatemi, non so, un augurio a modo vostro. Comunque, detto questo, direi di iniziare immediatamente con questo record. E quindi ti mando subito l'amichevole. E noi ci ritroviamo quando la situazione diventa più interessante. E dai, ok raga, allora sono un bel po' di giganti, infatti probabilmente abbiamo esagerato, abbiamo aspettato un po' troppo. Però vediamo adesso come si comportano queste fuorilegge. Mi sa che sono un po' troppi mostri giganti. E soprattutto mi farai fuori in 2 secondi questi estrattori. Aspetta, mo li clono subito. Andiamo un po' così. Andiamo nuovamente dall'estrattore. Infuriamole magari. No, vabbè dai, più o meno ci stanno riuscendo. Anzi, mo hanno pure esagerato. Ok, no, ci sta, perché sennò me ne facevi fuori la torre. Ora, dai, quel gigante adesso muore. Ok, adesso clonerò la clonazione. Ok. Ah, peccato, stanno staccate però. Vai, che ce la fanno a raggiungerle. Quante erano? Non si vede. Queste continuano a correre. Loro 3, 6, 9, 11. No, mo ci si sono messe le corone davanti. Allora, aspettate un attimo. Proviamo un attimino a contarle. Proviamo un attimino a vedere quante erano. Perché, allora, secondo me siamo arrivati tipo una ventina. E probabilmente possiamo fare molto meglio. Il problema è che quando sono poche non riescono a fermarli i giganti. Quando sono tante poi... Appena sono tante subito, ma proprio subito. Cioè non mi aspettavo tutta questa differenza. E invece. Quindi probabilmente qui funzionerà meglio la mia metodologia. Ovvero quello di aspettare ad usare la clonazione. Uso sempre la specchio e ad un certo punto userò a manetta le clonazioni. Probabilmente è meglio così. Così inizialmente so poche, poi cominciano a diventare tante e arrivano tutte insieme. Alla fine abbiamo fatto così perché sennò... ti avrei distrutto la torre. Esatto. Ah, è vero, sì, in effetti sì, già così dovevamo fare. Però poi, vabbè, adesso stava per distruggere la torre, quindi ho iniziato a clonare sin da subito. Adesso proveremo a giocare prima le fuorileggi, così tu non c'hai troppi giganti. Cosa importante. E perché vedete, noi abbiamo aspettato un sacco prima di giocare la prima fuorilegge, proprio perché sapevamo che li faceva fuori facilmente. Invece poi pochissime fuorilegge non fanno niente nulla. Poi qui l'ho anche infuriate, quindi hanno fatto fuori un po' tutto. Anche la furia secondo me ha aiutato comunque un po' troppo. Comunque non le stiamo contando. Esatto. No, ma perché io lo metto pausa più che altro. Guarda quanto ho messo precisamente pausa. Allora, 3 lì. Dai, levati dalle scatole. 3, 6, 9. Esplosione al rallentatore, ragazzi. 3, 6, 12, 15, no, quasi una trentina, cioè forse ci aggiriamo intorno ai 25 ragazzi, forse ci aggiriamo intorno alle 25 e secondo me possiamo fare molto meglio, secondo me si può fare decisamente meglio, adesso ci riproviamo e noi ci ritroviamo quando la situazione diventa più interessante. E dai raga, ok ragazzi, iniziamo a mettere queste fuorilegge carine. E vediamo questa volta quante ne riusciamo a mettere. Speriamo di più di prima, insomma. E facciamo appunto come abbiamo stabilito. Ovvero, inizialmente giocherò solamente specchio e fuorilegge. E non clonerò. Clonerò solamente alla fine. Così almeno ne riusciamo a clonare veramente tante. Anche se però adesso io vedo tanti giganti, sinceramente. Vedo troppi giganti, sinceramente. Devo mettere un estrattore qui a protezione. E vedo troppi giganti. Quello sta colpendo la torre. Perché quello sta colpendo la torre? Porca miseria.
Porca miseria, porca. Se non failiamo, no, no, se non failiamo non è un record, ragazzi. Se non failiamo non è un record. E niente, mo devo rimandare l'amichevole. E ci rivediamo quando la situazione diventa più interessante. Dai. Ok, ragazzi. Ok, ragazzi. Ok. Allora, ha iniziato a mettere i giganti. Ora. Qual è la nostra mettiamo tattica? Qual è la nostra tattica? Lui ha messo questi due davanti. Adesso attende un po'. E però inizia a giocarli, perché non attendere troppo, perché comunque ce ne sta solo uno. Metti. E come prima, comunque adesso metto un altro po' di fuorilegge e poi dopo inizierò a clonarli. Quindi non adesso, dalla prossima volta. Ok. Ok, adesso ci stiamo quasi riuscendo. Non dico altro perché non è detto. Però forse, allora, bravo che hai ghiacciato. Ho ghiacciato male. No, non è che... Hai righiacciato. Allora, aspetta, perché appena mi torna la... Ti riesci a mettere un gigante? Riesci a mettere un gigante? Sì. Ok, guarda quanti ne clono. E guarda da quanti ne riclono. Porca miseria. No, guarda quanto come l'hanno fatta fuori. È perché fanno sto scatto. No, perché avevamo poca vita. Perché c'aveva poca vita la torre, ma tanto la faceva fuori comunque. Allora, stavolta non so se siano di più, ma il problema è lo scatto. Il problema è lo scatto, e che ragazzi. Poi non riesci a prendere bene con la gelo. È vero, perché con la gelo è difficile da prendere. Io pensavo fosse più semplice. Invece non è tanto, non è facile, ragazzi, non è affatto facile. Non è per niente facile. Allora, qui vabbè, ci siamo buttati giù le torri, abbiamo avuto vari disguidi in questa volta che abbiamo provato a buttare giù le torri, però ci siamo riusciti e poi ovviamente siamo andati a fare il record e va bene, qui io ho buttato giù l'ultima torre e niente, sì è vero, non ci sto pensando, ma con la gelo, col fatto che fanno lo scatto, è difficile andarla a prendere, non ci avevo pensato. E infatti come vedete lì la sua torre è bassa di vita perché siamo andati ad attaccarla e quindi sono abbassati due scatti ed è stata fatta fuori. Ok, qui c'avevamo già parecchi estrattori. Inizio a metterle di là per distrarre anche un po' i giganti, i vari giganti. Però secondo me così la strategia era giusta. Cioè, prendi due giganti e poi si iniziava a mettere. Quindi ci stava. Forse ne ho messi troppi pochi io. All'inizio forse, non lo so, probabile. Ok, ok. Qua rispecchio e dall'inizio a usare la clonazione. Da qui, ok, riclono. Che poi è difficile pure per me dare la clonazione. Porca miseria, devo mettere pausa. Ok, raga, siamo ritornati sul punto in cui Focus mette appunto i giganti. Mettiamo adesso per uno, così almeno riesco a mettere pausa in tempo. E vediamo un attimino cosa succede. Che cosa succede? Vabbè, qui appunto continuiamo a mettere le fuorileggi. E lui qua gelato. Ma adesso dovrei iniziare a mettere le clonazioni. Metto l'ultima fuorilegge qui e inizio ad usare la clonazione, specchiandola ovviamente. E vediamo un attimo quante sono quando vai a far fuori la torre praticamente. Allora, ok, ho messo pausa precisamente. Sono solo due lì sopra, mi sembra. Sì. Due lì sopra, qui sono altre due. Quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, sono sempre 25, sono sempre intorno alle 25, quindi non siamo riusciti a metterne di più di prima. Ma perché abbiamo sbagliato quella parte iniziale? Proviamo a rifarlo? Sì, dai. Ok, raga, allora, abbiamo messo due fuorilegge adesso. E questa volta, invece di partire con solo due giganti, proviamo con quattro. Infatti, vedete, ne ha messi quattro. E niente, vediamo un po' cosa succede. Io faccio come l'altra volta, nel senso che... arrivo a 6 fuorilegge e poi inizio ad utilizzare la clonazione. Se no cominciano a far fuori subito i giganti. Ed è un problema. Lo sai quando devi ghiacciare? Quando stanno tutti su uno. Quindi tu adesso aspetta e fanno lo scatto. Tutti, tanto lo faranno tutti. Ok. E bravo. E io adesso utilizzo la clonazione. E di nuovo la clonazione. E guarda già quante sono. Ne riesco a mettere anche un'altra. E a riclonare addirittura. Tu hai ghiacciato e guarda stavolta quante so. Guarda stavolta quante sono. Raga, stavolta sono un botto. Guarda quante sono. Sì, io continuo. No, non uccide niente. Abbiamo riclonato. Raga, stavolta sono un botto. Cioè, stavolta sono tante proprio. Io ve l'avevo detto. Da, qua mi devi batter 5. Il pugno, raga. Siete proprio che il giorno del suo compleanno. Che poi stiamo registrando il 17, quindi teoricamente porta anche sfiga. Però in realtà il mio compleanno è il 18, ragazzi. E noi stiamo registrando il 17. Allora, tu all'inizio vita hai detto che... Sì, oggi è il mio compleanno, vabbè, perché... Il di ieri, allora ho detto, vabbè, diciamo che oggi è il compleanno. Comunque, raga, allora... Cioè...
E premetto, allora noi di solito facciamo delle prove prima di fare video. Questa volta non avevamo fatto prove, cioè noi la terza volta siamo riusciti subito a metterne tante. Siamo dei veri esperti dei record di Clash Royale. Ebbene, siamo i top player dei record su Clash Royale, ragazzi. Ok, direi di cominciare a mettere un po' lento già quando cominciamo a mettere, quando tu metti i giganti, perché stavolta sono veramente tanti, cioè voglio vederli proprio per bene. Che figata è. Comunque, raga, sta carta, molti nel video di ieri, vabbè, mi hanno frainteso, ma non era un problema, perché io nel video di ieri avevo detto che come carta mi sembrava tanta roba, ma non tanto dal punto di vista dell'essere una carta forte o una carta scarsa, ma mi piace proprio l'immagine e come hanno creato la carta e come funziona, cioè mi piace veramente tanto, sì, ok, grazie. Prego. E quindi mi piace proprio come carta, non tanto se è forte o scarsa, a parte il fatto che secondo me è anche una buona carta, quello non c'è dubbio, però dobbiamo un po' capire come inserirla nel gioco, perché secondo me ancora bisogna capire come inserirla nel gioco. Ovviamente se avete dei consigli su dei deck lasciate scritti in descrizione, perché ovviamente l'abbiamo sbloccata, ben venga utilizzarla. E niente, ok, allora qui dovrebbero essere 6, perché sono le 6 che mettiamo appunto prima di utilizzare la clonazione. Qui parte una bomba, ho usato perfettamente la gelo, giusto, vabbè, è saltato quella che avevo messo dopo, quindi giusto così. Quindi qua sono 7, 14 teoricamente, qui non dovrei averne saltata nessuna, quindi diventano 21, quindi già siamo a 21, 22, qui, vabbè, su per giù 29 ragazzi, diciamo 36, sì. Io riutilizzo una e riclono, quindi possiamo dire più di 40? 44, sì. Possiamo dire comunque più di 40? Secondo me sì, ragazzi, secondo me possiamo tranquillamente dire che sono più di 40. Contatele se non ci credete. O comunque, cioè scrivetelo sotto nei commenti, non è assolutamente un problema. E niente, abbiamo fatto bene a riprovarci, perché ne abbiamo messe quasi più del doppio. Quindi tanta roba, raga, tanta roba. E che ha fatto? Mamma mia, sembra essere andata a lavorare. Vabbè, però in effetti 30 minuti di registrazione, insomma, raga. Poi vabbè, il cappello. Vabbè, tu non sei abituato, giustamente. E che poi qua dentro fa caldissimo. Esatto, perché con le luci, giusto così. Che poi, tra l'altro, su Instagram molto spesso mi scrivete che, vabbè, perché su Instagram spesso faccio le foto senza cappello. La gente sotto nei commenti, Gigi, quanto sei strano senza cappello. Se mi volete vedere senza cappello, seguitemi su Instagram. Attenzione. Però Gigi, tu vuoi essere seguito su Instagram? Vuoi essere stalkerato? No, grazie, okay, non compro niente. Non lo seguite, tanto non si chiama Focus, non lo troverete mai. E ora mi hai detto tutti che mi trovano. E niente, raga, io vi ricordo il mi piace come regalo di compleanno, ma più che altro, più che per quello, direi che il record merita tanto. Merita. Direi che il record merita tantissimo. Tanti big like. E questa volta non puoi lanciare l'hashtag, perché mi devono fare gli auguri. Quindi no, lanciate un hashtag con un augurio di compleanno di vostro gradimento. Quello più bello riceverà il cuoricino da Gigi. Anzi, i più belli. I più belli, dai, un po' i più belli. Quindi siate il più fantasiosi possibili, che a me piacciono le cose strane, che detto sia anche strano. Ho ripetuto 8.000 volte stranissimo. Ragazzi, questo video è stranissimo. Si vede che ha quasi 19 anni. Quasi. Maturità. Vabbè, in effetti, mentre lo sto registrando ho ancora 18 anni. Mancano... Aspetta, eliminiamo i messaggi. Si vede, sì. 3 ore e mezza ai miei 19 anni, 24. Vabbè, ma tanto a loro non frega niente. E niente, raga, per noi è tutto, noi ci vediamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao. Anche il giorno del mio compleanno mi rubi. No, non hai chiuso.